Ciò che è conflitto di interessi non è solamente quello che è scritto o non è scritto nella legge, ma è anche una questione di opportunità, soprattutto se si tratta di politica. Qui c'è poco da fare. È chiaro che si sovrappongono affari che sono gestiti all'interno di una famiglia con posizioni di governo che sono dominanti rispetto alle scelte del Paese. E su questo si deve calcolare il conflitto di interessi. Ricordo negli anni passati tutto quello che è stato sollevato in merito alle gestioni della famiglia Berlusconi, non spetta certamente a me, sono l'ultimo a doverli difendere, in merito ai rapporti tra parenti. È chiaro che qui si chiede chiarezza, soprattutto nel momento in cui un ministro come il ministro Boschi, quando si trattò di esprimere giudizi in merito alla dimissione della cancellieri o riguardo al partito politico Renzi stesso, quando si trattò della ministra Idem, allora furono molto trancianti i giudizi, senza lasciare neanche dubbio a sospetti. Sì, se c'è solamente, che la Boschi dissero si dovrebbe dire. Se c'è solamente un sospetto, un istante però, se c'è un sospetto solo, questo deve essere risolto. La questione qui è molto grave, perché ci sono decine di migliaia di cittadini che si sentono truffati. Una sovrapposizione di famiglia con la banca, e anche qui il destino vuole che proprio sovrapposizione di famiglia, il padre vicepresidente, possiamo dire che il padre vicepresidente è un dato oggettivo, possiamo dire che il fratello lavora nella banca, possiamo dirlo sì, possiamo dirlo che è la stessa banca, possiamo dire che è la stessa banca nella quale esisteva un conto che si chiamava Primavera, che è lo stesso della loggia P2, possiamo dire che ci troviamo sempre ad Arezzo, possiamo dire che c'è sempre quel giro di affari, di politica e di finanza, certo, purtroppo torbido e mai chiarito. Allora, a fronte di questo, sicurezza, bisogna dire ai cittadini si fa chiarezza. Renzi vuole farlo? Beh, accidenti, deve farlo a partire dal governo. E la questione dei risparmiatori rischia veramente di passare adesso in secondo piano rispetto a queste cose. Adesso vuole fare chiarezza che è stato invocato San Cantone, io lo dico bonariamente. Con Cantone ogni volta che ci incontriamo gli dico, lei manca che si candidi per fare il Papa, poi le ha fatte tutte, no? Attenzione a non far passare anche Cantone poi come fosse la Madonna Pellegrina. Passa Cantone e poi si risolvono tutti i problemi. Perché anche qui abbiamo purtroppo esempi. Ci mettiamo bel sito. Guardi, per cortesia, stiamo ai termini della questione, perché se andiamo un po' più indietro, lì in fianco c'è anche il Monte dei Paschi di Siena, che ancora ci ricordiamo è costato 7 miliardi. Sì, diciamo che di brutti esempi ne abbiamo una sulle certa banche, quantità. Bisogna far chiarezza. Ad esempio, in Italia, come in altri paesi europei, è stato mescolato alla fine degli anni 90 il risparmio con la speculazione. Esatto. Questa è una cosa da distinguere.